Senti, iniziamo dalla cosa più bella, il gol. Un gran gol. Sì, sì, sicuramente è stato un bel gol. Abbiamo fatto una giocata sull'esterno con Angelo, poi mi sono accentrato, ho fatto un 1-2 con Vincenzo, con Sarno, e mi ha dato una gran palla e sono entrato in aria, ho fatto una bella giocata. Com'è il primo gol allo Zecchino? Che sapore? Guarda, io ero entrato da poco, quindi diciamo dopo 6 minuti ho segnato, ho fatto gol. È stata una sensazione bellissima perché era una partita molto difficile, si era messa molto brutta, però poi con grande voglia siamo riusciti a agguantare l'avversario. Hai parlato di questi 6 minuti prima del gol, effettivamente hai avuto un impatto straordinario sulla partita, no? Sei entrato e hai rotto. Sì, sì, perché avevo una gran voglia. E lo sentivo che potevamo pareggiarla, anzi addirittura potevamo anche vincere, però sono entrato con una voglia che volevo spaccare, volevo dimostrare e ci sono riuscito, diciamo. Senti, però vi è mancato purtroppo qualcosa nel finale per riuscire anche a vincere, secondo te cosa è mancato? Secondo me, cioè, io sinceramente quando ho fatto gol pensavo che la partita mancasse poco, tipo una decina di minuti, invece poi mancava mezz'ora, quindi potevamo fare molto molto di più, però anzi un paio di occasioni l'abbiamo avuti, però non siamo riusciti a sfruttarle, quindi è andata così. Senti, quanto è inciso secondo te nell'economia, insomma, del risultato finale il primo tempo di questa partita? Perché il secondo tempo è stato oggettivamente bello, il primo tempo avete commesso qualche errore? No, secondo me, cioè, il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, però tutto sommato, cioè, non è che abbiamo fatto una brutta prestazione il primo tempo. Il secondo tempo forse perché perdevamo 2-0, quindi magari c'è stata la voglia, la voglia di magari di volerla riprenderla. Allora cambio la domanda, aver subito 2 gol nel primo tempo ha complicato insomma tutto? Sì, sì, perché non ci aspettavamo nemmeno noi, siamo andati in svantaggio sull'1-0, poi è stato potevamo pareggiarla subito con il rigore di Sarno, però poi ci ha ammazzato il secondo gol, perché non ci aspettavamo proprio. Qual è il dato positivo? Che gli altri, quanto prima la Casertana, sembrano aspettarli, dietro magari cominciano a camminare, però la Casertana ha frenato anche lei. La Casertana ha fatto, diciamo, voleva fare questo tipo di partita, ecco, sulle ripartenze, perché diciamo qualunque squadra viene a Foggia gioca sempre, diciamo, per difendersi e poi magari per prendere il meno gol possibile. Meglio non poter iniziare questa avventura, no? Sì, diciamo sono molto contento per il gol, però diciamo da una parte sono dispiaciuto perché potevamo vincerla e sarebbe stato ancora meglio. Ecco, se da pochi giorni nel spogliatoio questi 2 pareggi non sono stati accolti in maniera positiva perché si aspettavano anche le occasioni mancate, tanto il pareggio della Casertana era la conquista del primato, no? Sì, sicuramente, però secondo me io la vedo così, cioè soprattutto in Lega Pro, e una squadra che va in svantaggio di 2 gol, secondo me, come vedo io, l'80% non la recupera mai, quindi abbiamo avuto la forza di agguantarla, agguantare il pareggio. Cioè, negli spogliatoi poi diciamo che c'è un po' di rammarico, però noi siamo convinti, sappiamo che siamo un gruppo forte e alla lunga poi vedremo. C'è il Catanzaro meglio? Il Catanzaro, come abbiamo visto domenica,
ha pareggiato contro la prima classifica, contro la Casertana, quindi sappiamo che troveremo un ambiente, diciamo, un po' particolare a Catanzaro, perché è una buona squadra, e, però noi stiamo lavorando in settimana per andare lì e fare una buona partita. Meglio a sinistra, a destra che a sinistra? Ma io ho giocato sia a destra che a sinistra, diciamo che a destra do qualcosa in più, però gioco anche a sinistra. Sì, sì, tipo il gol, magari se avessi giocato a sinistra non avrei fatto quel gol. Perché usi prevalentemente il sinistro, anche sì. Quando sei arrivato sul fondo sulla destra hai cercato di mettere a un certo punto un pallone al centro. Sì, no, io lì ho cercato di anticipare il difensore, l'avversario, perché lì la potevo calciare pure destro, però per anticipare ancora di più la giocata ho provato l'esterno invece. Anche il gol con la pistoia sei arrivato da destra, no? Sì, sì. Il gol che ho fatto nel derby contro la Pistoiese, sì. E l'assist pure mentre la 3-1 a Pontedera, sempre partendo da destra. Sì, sì, ma infatti, cioè, a destra gioco. Gioco meglio, ecco. Ed l'ultimo gol era al Prato, ovviamente, quanto tempo fa? Ah, l'ultimo gol al Prato l'ho fatto a novembre, sì. Senti, non sarà stato un gol magari eccezionale come quello con Lecce a Treviso, però penso che è stato, insomma, è la classifica dei gol più belli che hai segnato. No, io secondo me, sono sincero, è uno dei più belli, anzi, il più bello, che perché è stata un'azione molto bella e poi ho fatto una grande giocata in aria. Fatto, diciamo, quello col Treviso sì è bello, perché ci ho fatto difficile. Sì, era difficile perché ho calciato da centrocampo, però l'azione di sabato, il gol di sabato è il più bello. Aspettai di ritagliarti un posto in squadra adesso, perché un tipo che gioca così è difficile tenere in perché il mister, ho già parlato con il mister e sono a disposizione del mister, qualunque scelta vi faccia io sono tranquillo. Poi hai corso tanto dopo il gol, poi mi pare hai fatto anche un inchino, che è esultanza, perché insomma questo tipo di esultanza? No, diciamo l'esultanza che mi piace farla, ecco, quindi l'ho fatta parecchie volte, quindi diciamo la mia esultanza è quella. Mi sono presentato, ecco. Dedichi a qualcuno questo primo gol? Ah, in tribuna c'era mia madre e mio padre, quindi anche se non c'era mia figlia perché faceva molto freddo, lo dedico a loro tre, ecco. Posto?